C'è nella Valdera di Poggi, vestiti di cipressi, un borgo tra Pontedera e Palaia. Si chiama San Gervasio. Si racconta di un nonnino simpatico e buono che parlava sempre di un vivere contadino fatto di attrezzi agricoli, animali da bosco e da cortile, di campi, di voci dei bimbi, di lucciole nelle notti del grano. Un nonnino che consigliava di non buttare mai gli utensili di quel mondo. E quando gli capitava di trovarli, li metteva radunati in una vecchia casa che oggi viene chiamata Museo del Lavoro e della Civiltà Rurale. Secondo te che guardi, questa cosa poteva essere? La cucina o la sala da pranzo? Niente computer. Nessun congegno elettronico. Le macchine da cucire di un tempo non erano né motorizzate e tantomeno elettroniche. Forse non c'è già più nessuno che si ricorda quest'ambiente del falegname o questa fucina del fabbro ferraiolo o anche tutta questa serie di seghe, segacci, segoni. Un cappellinaio con la sporta e il bastone e duteli di lino ancora annodati con cui portavano la merenda ai contadini nei campi. Questo era lo stringitoio dell'uve, la strettoia. E questo è un apparecchio per la cerchiatura delle botti e delle ruote dei carri. Una moltitudine di aratri usati in varie epoche contadine. Quel nonnino sottolineava la semplicità di quel vivere, di quel mondo contadino, dove ogni mente poteva trovare la sua misura di applicabilità, o forse la sua sensibilità gli preannunciava un cambiamento nell'aria verso un mondo nuovo.
Volgere il viso al vento, sentir le sue parole, fino ad entrarci dentro. Volar con lui sui poggi, accarezzar le viti, far sì che l'ieri e l'oggi una botte tenga uniti. E ritrovarsi a tavola parlando di